Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Vlog. Benvenuti a questa puntata speciale dedicata ad un traguardo speciale di Vlog che è stato il raggiungimento dei 1000 iscritti. Un traguardo che veramente, di cui io veramente vi sono grato, perché è veramente soltanto merito vostro, del pubblico del canale, che appunto avete, voi che avete voluto appunto continuare a seguirmi, siete diventati davvero tantissimi. Questo mi fa un piacere estremo, come potete ben immaginare. E fra l'altro, adesso parliamo dei 1000 iscritti, ma credo che adesso siamo già a 1100. Quindi veramente, veramente grazie, grazie, grazie. E questo traguardo che è stato raggiunto da Vlog, chi segue il canale lo sa, nelle scorse settimane, ormai un mese, forse anche un pochino di più, che abbiamo raggiunto questo grande traguardo, che si è aperta anche la scheda community, quindi abbiamo cominciato un po' a parlare anche sulla community. Avete visto qualche primo sondaggio, qualche mio primo tentativo un po' di utilizzare questo nuovo strumento, come sempre, che è un po' tutto sperimentale, io stesso sono il primo che sperimenta le cose sul canale. Però da allora io vi ho sempre detto, beh, sto preparando qualcosa di speciale, qualcosa di particolare per la puntata di ringraziamento dei 1000 iscritti. Che cosa? Ho avuto diverse idee, ma vogliamo parlare dei primi giochi con cui ho cominciato la mia avventura nel mondo del board game? Sì, però poi dopo ho cominciato a parlarne con papà, poi ci saranno anche altre serate, come quelle delle serate del come giocavamo, ecco. E poi, per carità, anche magari i wargame che ho su in casa, come vivo la cosa del wargame, le cose pratiche, eccetera. La passione del wargame, appunto, nella mia quotidianità. Sì, però, magari poi ne parleremo anche di queste cose, però mi serviva qualcosa di veramente particolare. E allora mi sono ricordato qual è stato uno dei motivi per cui io ho creato Vlog, che credo che ci sia proprio addirittura proprio nella puntata 0 del canale, proprio nella primissima puntata 1, certo, come l'ho chiamata, ed era quello di diffondere la cultura del wargame con un canale in lingua italiana per un pubblico italiano, sia che fossero di esperti che di meno esperti del wargame, inserendomi comunque a fianco di tanti altri ottimi canali dedicati al wargame in lingua italiana che c'erano già, che poi sono venuti fuori. Ok, la cultura del wargame. Benissimo. Una delle cose di cui mi sono reso conto proprio in questi ultimi tempi, proprio da quando ho aperto il canale, ma anche già un pochino da prima, che in effetti avevo preso anche ad esempio, è che ormai della cultura del wargame, in questi ultimi anni, fa parte integrante tutto questo mondo che si è creato dei canali di YouTube, dei podcast, dei vlog, della gente che posta su Twitter, che fa le dirette, che fa gli unboxing, tutta quanta questa bella roba qua. I miei riferimenti in questo senso, anche gli esempi da cui io ho brutalmente anche tratto tanta ispirazione, sono sia in Italia che all'estero. Poi ne trovate veramente tanti, c'è il meraviglioso canale di aggregazione che io continuo a consigliarvelo, che è Noè Nemisir, del amicissimo Dan Pancaldi. Hi Danny. Ciao Danny. Che appunto raccoglie un po' una specie di bollettino settimanale di questo mondo, del materiale che andiamo a produrre, quindi veramente tantissime cose. E poi ovviamente lui raccoglie sia di quelle che sono in tutto il mondo che anche di quelle che sono in Italia, e ce ne sono veramente tanti di esempi, e quindi tutto questo fa parte ormai integrante del modo di vivere i wargame che si è creato in questi anni, in questi ultimi anni. Quindi questa presenza sui social media, o comunque sia questa presenza sul digitale, sulle piattaforme digitali, in cui molti wargamer si sono trasformati in creatori di contenuti, content creators, così li chiamano in America. Definizione un po' strana, un po' divertente, però effettivamente sì, cioè sono coloro che creano contenuti su wargame, che possono essere analisi, recensioni, eccetera, eccetera. Allora mi sono detto, scusa un attimo, ma perché tu hai voluto fare questa cosa per questo canale, anche per diffondere la cultura del wargame? Questa cosa dei canali, comunque sia del materiale su piattaforma digitale, fa parte della cultura del wargame. Perché non fare una puntata speciale raccogliendo la tua esperienza di creatore di contenuti per dare consigli, non lezioni, ma consigli, suggerimenti, spunti, incoraggiamenti a chi nel pubblico volesse diventare a sua volta
creatore di contenuti, cioè chi volesse passare dall'altra parte di quello schermetto che state vedendo adesso. Perché guardate, io quando ho cominciato, non è che c'avevo un manuale, il famoso Aranzulla, come crei il canale dedicato a Wargame? No, non ce l'avevo. Anch'io sono andato avanti per prove ed errore. Le prime puntate sono molto diverse rispetto a queste. Non è che siano sbagliate. Magari alcuni format li riprenderò anche, però come vedete c'è tutta un'evoluzione, tanti tentativi, tanti esperimenti ed è stato tutto veramente fatto, no, da solo no, non da solo, perché veramente ho avuto tanti amici che hanno dato tanti suggerimenti, tanti spunti e anche voi appunto dal pubblico, quindi li ho seguiti eccetera, però non è che ci ho avuto un regista, un produttore dietro, sono io, sono sempre io e solo io a fare questo, prendendo spunto, documentandomi, guardando anche quello che fanno gli altri. Però ecco, alla fine sono io un po' che mi barca meno, che mi scrivi i testi, che decido i format, che decido di che cosa parlare e come parlarne. Allora, a questo punto io ho voluto fare questo speciale dicendo, ragazzi, bene, facciamo un po' una raccolta della mia esperienza di content creator, perché vorrei tanto, uno degli obiettivi effettivi di vlogger è quello di stimolare ad avere una presenza sempre maggiore di wargamer italiani sulle piattaforme come può essere YouTube, come può essere Twitch, come può essere Twitter, eccetera, cioè con questi canali di approfondimento dedicati ai wargame che sono per me un supporto fondamentale. Ripeto, ce n'erano, ce ne sono e ce ne saranno anche di ottimi in Italia, ok? Di canali già e li conosciamo e tutto spesso adesso non li cito per non fare torto all'uno o torto all'altro, ma insomma li conosciamo e molti poi dopo ci siamo scambiati, abbiamo avuto anche chiacchierate assieme, li vedete qua nei commenti, quindi veramente vi consiglio di andare a vedere. Vorrei che ce ne fossero sempre di più, cioè sempre che questa cosa si diffondesse come una pratica, non dico che tutti i wargamer avessero il loro canale, ma che fosse di stimolo o a intraprendere proprio questa grande avventura, oppure chi ci ha provato, magari ha fatto uno o due video, poi dopo, ma fu troppo complicato, eccetera, cioè, no, perseverate, continuate. E allora, ecco qui questa puntata che, come vi dicevo, raccoglie un po' le mie esperienze in questa, ripeto, questa avventura. Attenzione, prima cosa, io dico adesso andiamo al sodo, la prima cosa è qualcosa di impegnativo. Io ve lo dico subito, cioè è qualcosa che ti prende, non dico H24, però veramente diventa una parte integrante del tempo, che parte abbastanza dominante del tempo che tu dedichi al hobby, perché ti rendi conto subito che cominci a vivere l'hobby in funzione del contenuto della tua attività di creatore di contenuti. Scegli certi giochi, vedi i giochi con un certo occhio, cominci a documentarti e non ti limiti più. Ah, c'è una recensione su questo nuovo titolo che mi può interessare. Non ti limiti a vedere la recensione, comincia a vedere anche come è stata fatta quella recensione, come quello YouTuber ha affrontato quel determinato gioco. Il che ovviamente ha uno svantaggio e un vantaggio. Lo svantaggio lo dico subito, che di nuovo è molto impegno, ti cambia un po' il modo di vivere questo hobby. Però il vantaggio è che lo vivi in maniera molto più intensa, molto più consapevole, molto più aperta anche mentalmente, molto più, lo devo dire, approfondita. Non è che se non ha, ah, Riccardo sta dicendo che se non hai il canale non vivi bene l'hobby. No, non è vero, perché poi non è soltanto il canale, perché poi un sacco di gente anche che non ha il canale fa delle bellissime disamine testuali, puramente testuali dei wargame. E non è neanche vero che se uno non ha il canale non lo vive bene il wargame, per carità, però io vi posso assicurare che questo almeno per me è stato uno strumento, questo di fare il canale, questi video, questi approfondimenti, uno strumento per affinare il mio approccio. Qualcuno non ne ha bisogno, qualcuno ce la fa tranquillamente senza dover fare tutta quanta questa roba qui. Benissimo, io personalmente ho trovato, ecco, mettiamolo in positivo, io l'ho trovata, ho trovato veramente grande giovamento nella mia comprensione del wargame, e in parte poi l'avete visto anche nelle cose che scrivo, poi nei libri, negli articoli che faccio, proprio da questa mia esperienza di visione un pochino dall'alto, di analisi dei wargame, non più solo puramente come giocatore, ma anche proprio un po' come critico, e in particolare come critico che articola le sue critiche, le sue analisi in questo formato. Quindi questo veramente è una cosa importante. E ve l'ho detto, sono vantaggi e svantaggi. Allora, io
adesso non lo voglio fare troppo lungo questo video, però ecco, diciamo, l'ho diviso un po' in tre parti: la parte relativa agli strumenti di lavoro, quindi che cosa dovete utilizzare, cosa è meglio, qualche consiglio per utilizzare e per la strumentistica, un po' i miei appunti, ai contenuti, che cosa volete dire. E poi ad uno stile individuale, perché questa è una cosa fondamentale, cioè creare un vostro stile, perché è una cosa fondamentale. Non è, dico, no, non dovete copiare, no, in realtà non dico tutti copiano, tutti prendono spunto, ma giustamente, però per essere veramente il vostro canale, che è la cosa più importante, perché nessuno vi può dire devi fare questo o devi fare quest'altro, siete soltanto voi. Questa è un'altra cosa che mi ha dato questa esperienza, è un approccio veramente molto personale, molto individuale, molto critico nel senso più alto del termine, molto libero all'analisi, alla comprensione, alla pratica del wargame e del gioco di simulazione. Partiamo con la parte tecnica. Veramente due parole, non mi ci soffermerò troppo, perché in realtà poi dopo gli strumenti cambiano, ognuno ha le sue preferenze, eccetera. Però, no, queste sono cose importanti, fondamenti. Che cosa vi serve per cominciare un canale? La videocamera. Se no, il video o uno smartphone anche che abbia la videocamera, non è che serve chissà quale attrezzatura. Se vi limitate al podcast, perché questo vale anche per chi vuole fare soltanto podcast, anche solo il microfono, possibilmente un buon microfono. Ecco, qui un pochino, non dico che dovete spendere 500-600 euro, però diciamo che cercate di prendervi una buona attrezzatura. C'è chi utilizza le macchine fotografiche, alcune che hanno delle funzioni per i filmati, chi utilizza le videocamere. I primi filmati che voi vedete sul canale li ho fatto con la mia Fujifilm, che effettivamente ha un obiettivo eccezionale, però lo trovavo un pochino rigido perché aveva problemi di focus, eccetera. Sono passato ad una videocamera come questo. Molti cominciano semplicemente con lo smartphone. Va benissimo, magari cominciate solo con lo smartphone, poi vedere. Poi mano a mano migliorerete la vostra attrezzatura, non è che subito dovete spendere 1000 euro, cioè non ci vuole molto, cominciate con qualcosa di semplice, cominciate con qualcosa di semplice, però sappiate che dopo un po' vi verrà voglia di fare un po' di miglioramenti, ma va bene, ma con calma, col vostro ritmo, non dovete, attenzione, non è che dobbiamo subito fare la super cosa. Una cosa su cui vi conviene però un attimino spendere, questo sì. Ma stiamo parlando veramente di poche decine di euro, sono i treppiedi, ossia i cosi su cui si regge la videocamera o lo smartphone, eccetera. Da tavolo, attenzione che il tavolo può vibrare. Prendete un treppiedi, quelli del pavimento che mettete lontano dal tavolo per inquadrare voi, inquadrare la mappa. Lì spendete subito 300 euro, però magari sì, cominciate anche con quello a 10-15 euro, perché però subito vi accorgerete che lì le spese vanno molto bene. Una cosa che spesso si dimentica sono le luci. In questo momento c'è una bella luce al LED, questa nei primi non c'era, nei primi video, infatti erano un pochino scure, dovevo aspettare che fosse giorno, eccetera. Le luci, una bella luce al LED, anche queste si trovano a poche decine di euro, con delle buone batterie che vi durino, perché appunto dovete illuminare. Di luce ve ne serve tanta, è inutile che ve lo dico. Una basta, due se volete fare la cosa bella in controcampo, cominciate, ma di nuovo anche qui poche decine di euro. E montate ovviamente questa, prendete un treppiede lì, magari uno da piccolo, lo appoggiate alla libreria come in questo momento, perché vi servirà tanta tanta luce, perché se avete poca luce l'immagine magari vi sembra buona sullo schermo, poi andate a trasportare sul computer, ma perché è tutta pixelata, perché la videocamera ha dovuto compensare. Ovviamente la luce ci porta ad altro problema. Lo metto il plexiglass sulla mappa quando la faccio vedere. Io di solito sì, per tenerla piatta, per proteggerla, eccetera. Certo, questo vi porta al problema del riflesso, quello che ve lo beccate in qualche maniera. C'è un trucchetto, che è quello di utilizzare delle videocamere con i teleobiettivi, con cui praticamente la videocamera sia ad un'angolazione abbastanza più lontana rispetto alla luce, fate un pochino di prove, di modo da magari inquadrare solo un pezzo del plexiglass della mappa e non tutto quanto, dove si vede anche la luce, però prima o poi il riflesso vi arriva. Basta anche le carte, se le imbustate, si beccano il riflesso anche loro. Quello purtroppo non è tanto evitabile. Io personalmente, dopo aver avuto dei brutti incidenti, che mi è caduta la videocamera sul gioco, mi ha rovinato la mappa, eccetera, il plexi della sua mente, lo dico, quindi pace per i riflessi, tanto ce l'avete anche quando giocate, quindi insomma. Poi questa è la parte video, poi c'è la parte audio. Ecco, grande problema: usate un ambientale, cioè l'ambientale della videocamera con questo, o il microfono. I primi io avevo il microfono in lavalier che ce l'avevo qua attaccato e tutto, però anche lì
è complicato. A un certo punto trovate sempre dei compromessi. Fare dei video per i canali o anche delle registrazioni per i podcast adesso è una cosa semplice. Cioè, se voi lo volete fare in maniera continuativa, tranquilli che dopo un po' cominciare. Prima avete il primo momento che proviamo un po', poi voglio le attrezzature più belle del mondo, poi vi accorgete che dovete fare 50 crocche, eccetera, e a quel punto e volete fare un video a settimana, un video ogni 2 settimane, e a quel punto ricominciate a ridurre, trovate un compromesso tra la qualità tecnica e la facilità. Deve essere qualcosa di facile fare il blog, il canale, e anche il podcast, e creare contenuto, perché se no non è un lavoro, non è un lavoro, e quindi dovete anche trovare un buon equilibrio. Deve essere qualcosa di piacevole, se no, tanto il pubblico se ne accorge subito se state sforzati, eccetera. O se non se ne accorge il pubblico, ve ne accorgete voi, che forse è ancora peggio. L'audio, quindi, a questo punto. Vedete voi, certo, il microfono è migliore. Se magari avete una videocamera, una DSLR che si collega il microfono a filo o in wifi alla stessa, è proprio l'ideale. Però anche qui dovete un pochino valutare voi. Io personalmente ho una videocamera adesso con un microfono ambientale, l'audio è decente e quindi vado, insomma, mi va bene. Questa per la parte hardware. La parte software ci sono diverse cose. I programmi, innanzitutto, la parte software, la prima necessità è il montaggio. Vi renderete conto che se voi girate mezz'ora di filmato, passerete 2 ore in montaggio. È inutile questo. La grossa parte del tempo per fare un video, vi dico subito cosa succede quando voglio fare un video. Ci metto un'oretta, un'oretta e mezza per scrivere gli appunti, il testo. Mezz'ora, 40 minuti per girarlo, o meglio, se riesco a farlo tutto un attimo, una ripresa, in realtà ci metto di più perché poi alcune volte le riprese, sì, le farò le puntate con le papere. Questa è una cosa che mi dice Benedetta: fai le puntate con le papere, prima o poi lo farò. E quindi, insomma, e poi un'ora e mezza, due di montaggio, perché e fai lo stacco e metti il sotto la scrittina e metti la foto, metti questo, metti quest'altro. Quindi rendete conto che il montaggio serve. Programmi ce n'è una marea, ce n'è una marea. Io utilizzo un Mac per il montaggio, quindi ho iMovie. Veramente, di nuovo, anche il compromesso semplice: non sto a fare troppi effetti ed effettini. Se volete più effetti, ci sono programmi più seri, più corposi. Soprattutto se utilizzate il PC, ce ne sono tantissimi, ma anche gratuiti. Quello che vi consiglio, di nuovo, cominciate dalle cose semplici. Cominciate da un montaggio molto lineare, al limite di fare uno stacco ogni tanto se c'è un errore o qualcosa che aspetta, stacco, cioè, ma fammi vedere quella regola lì, queste cose così. Oppure mettere ogni tanto una foto, una sigletta simpatica, eccetera. Poi dopo, mano a mano, andate avanti, però cominciate con tranquillità. Altro programma fondamentale è OBS, che lo sto studiando proprio in questi giorni per fare le dirette, gli streaming, e quello lì è tutto un altro mondo che poi adesso magari farò una puntata apposita su OBS. Così per darvi qualche consiglio, perché anch'io lo sto studiando, l'ho studiato molto è andato molto bene per la diretta della Virtual Film Convention, quella Atlantic Chase, ma so che ci si può fare anche molto di più, quindi su quello mi fermo un attimo. Poi appunto quello è fondamentale. Poi c'è anche Discord, quindi tante cose, diciamo, però diciamo l'ambito dei programmi in generale è questo: un buon programma per il montaggio, e cominciate a studiarvi OBS. Altra cosa per cui noi utilizziamo i programmi o le piattaforme è la condivisione. E qui decidete: YouTube è quello più utilizzato, Twitch è interessante come cosa, però Twitch è un pochino più sulle dirette e il target è un più dei ragazzi un pochino più giovani, comunque si è dedicati al mondo dei videogiochi. Non solo, sto pensando un po' ad avere una presenza di vlog anche su Twitch, eh. Se è possibile, cercate delle piattaforme che vi permettano di essere su più, dei programmi, scusatemi, che vi permettano di essere su più piattaforme. Per le dirette, ovviamente, si può utilizzare. Io utilizzo molto StreamYard per le interviste, le conversazioni, che mi manda direttamente tutto quanto su YouTube. Quindi, eccetera. Dirette Facebook sono interessanti, però secondo me sono un po' limitate, perché su Facebook devi già essere, su Facebook devi già dare l'evento di strategy, e poi c'è un problema di Facebook che è un po' difficile, insomma non si capisce bene dove mantiene i video. Qui su YouTube, se faccio un video, rimane qua bello fisso, fissato. Quindi se
studiatevi bene, cercate una piattaforma, concentratevi su quella piattaforma e poi una volta che avete stabilito una vostra presenza su quella piattaforma, come io sto facendo con YouTube, poi dopo cominciate ad esplorare anche altre piattaforme. Però evitate di fare un contenuto per questo, un contenuto per quell'altro, un contenuto per quest'altro ancora. O meglio, se lo volete, però secondo me è un po' dispersivo. Cercate di aggregare tutto. Magari di creare degli strumenti come ho fatto su Facebook con la pagina Ratio Ludica su Facebook che rimanda dove? Indovinate un po', qua su YouTube. Cioè prendete una piattaforma, il mio consiglio è prendete una piattaforma e cercate di aggregare su quella singola piattaforma, anche perché è più semplice per voi gestire anche tutta la comunicazione con il pubblico, che è un aspetto fondamentale. Questa è una parte un pochino sugli strumenti di lavoro, come avete visto sono andato un pochino rapido, poi magari nei commenti chiedetemi consigli o anche in privato, insomma ci sentiamo e poi lì sono prontissimo, trovo dei consigli più particolarizzati, è inutile che adesso vi faccio una lezione di 3 ore sulle tecniche di ripresa, perché scatole, quindi questo è per quello che riguarda diciamo l'attrezzatura.